Trenord conferma il servizio ridotto dei treni fino all'8 marzo, in conseguenza alle misure disposte dalla Regione per l'emergenza sanitaria. Con scuole, atenei e diverse imprese chiuse, l'azienda dei trasporti ha registrato, nella settimana dal 24 febbraio al 1 marzo, un calo dell'affluenza del 60%, con i passeggeri scesi da 820.000 a 350.000 in un giorno feriale. Fino a domenica 8 marzo, data la conferma dei provvedimenti, Trenord prosegue la riduzione del servizio che riguarda l'8% delle 2.300 corse programmate. In Lombardia, spiega l'azienda, circoleranno 2.100 treni. In particolare, su rete Ferrovie Nord, sono previste le modifiche alle corse che interessano la provincia di Como della linea S2 Milano-Rogoredo, passante Mariano Comense, che non saranno effettuate. I viaggiatori possono utilizzare i treni della linea S4 Camnago Cadorna e i servizi del passante ferroviario. Disposta la riduzione di alcune corse anche sulla linea S9 Milano Cadorna Como Lago. Su rete RFI subirà modifiche alla linea S11 Milano Como San Giovanni. Tutte le informazioni sui provvedimenti sono disponibili sul sito trenord.it e sull'app Trenord. L'azienda, fa sapere, ha sottoposto i convogli alle procedure di sanificazione a tutela dei passeggeri e del personale. Per quanto riguarda la viabilità su rotaia, proprio oggi riprende, dopo il deragliamento del Frecciarossa del 6 febbraio, l'alta velocità sulla linea Milano-Piacenza da parte di RFI.